si sente, sì sì si sente. Buonasera a tutti, benvenuti. Vi do il benvenuto da parte della parrocchia di Sant'Alfonso, in particolare del gruppo dei giovani che ha voluto realizzare questo musical da offrirci questa sera. Ringrazio innanzitutto chi è rimasto in piedi, chi non riesce a sedersi eppure ha voluto prendere parte alla manifestazione. Sin da ora una raccomandazione, a parte quella di fare silenzio, ma siete bravissimi e lo state già facendo. Ci chiedono i tecnici di spegnere i cellulari perché potrebbero fare interferenza con alcune delle apparecchiature che stiamo utilizzando. Siamo a chiuso in un luogo tutto sommato piccolo, con i musicisti, con le casse, quindi potrebbe esserci qualche interferenza. La vita di Beata Madre Teresa di Calcutta, questo è quello che lo spettacolo a cui assisteremo questa sera, spettacolo al quale i ragazzi del gruppo giovani della parrocchia di Sant'Alfonso stanno lavorando da mesi, stanno lavorando da quest'estate, per un'idea che è partita innanzitutto come appunto la realizzazione di una rappresentazione teatrale, ma che assolutamente non è stato solo questo, ma è stato un modo di vivere la fede in maniera nuova, cercando di approfondire quelle che sono state le tappe della vita di Beata Madre Teresa, che i ragazzi man mano hanno conosciuto, non solo appunto leggendo i copioni, avvalendosi così degli strumenti che gli erano stati messi a disposizione, ma anche visitando anche il convento delle suore missionarie della Carità a Roma, perché i ragazzi si sono recati lì nello scorso autunno, hanno parlato con le suore dello stesso ordine a quale apparteneva Madre Teresa e hanno potuto vivere di più. È stata proprio un'occasione di incontro con il Signore, come loro stessi hanno poi evidenziato in alcune delle riflessioni che gli sono state che hanno sviluppato nei giorni successivi. Io ringrazio tutti i genitori, ringraziamenti poi al cast invece degli artisti di questa sera, lo faremo dopo, ma sicuramente la preparazione di eventi di questo tipo richiede sacrifici da parte di tutti, prove, accompagnare, riprendere, quindi a tutti voi va il nostro grazie, così come a tutti quelli che stanno dietro le quinte. Dietro questo palco c'è un mare di gente che sta lavorando affinché tutto questa sera vada a puntino, per cui proprio affinché tutto questa sera vada a puntino è il caso che io mi tolga di torno e che tolga meno tempo possibile allo spettacolo. Immagino che gli avvisi ce li siamo dati tutti quanti, i ringraziamenti li faremo alla fine. Faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi e a voi auguro un buon proseguimento. Joy of loving, share the joy of sharing. It is not how much we give, but how much love we put. Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. I was naked and you clothed me. I was homeless and you took me in. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me. Whatever you do to the least, you do it to me. We need to pray to have a clean heart. If we have a clean heart, we can see God. The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Thank you.
Tanto t'ho visto! Ma insomma, che male c'è se le scatto qualche foto di nascosto? Uno scoop è uno scoop! Te l'abbiamo detto mille volte! È inutile che te ne sei appostato lì come una iena! Lei a quest'ora prega! E voi non pregate? Già fatto! E poi sfamare un povero ammalato è un po' come pregare! Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima! Ma è possibile che Madre Teresa non vuol capire che se mi concedo un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha tanti soldi da investire, poi farà una cospicua offerta? E allora, se il tuo giornale ha così tanti soldi da investire, perché non ne investe un po' qui senza bisogno dell'intervista? Ti avevo detto, ce l'avete sempre pronta. Prontissima! Piuttosto, questa casa per accogliere i poveri e i malati, ve la daranno? Pare di sì, e senza bisogno di cospicui investimenti. Lo vedi? Ci stai disturbando sul lavoro. Lavoro? E quanto vi pagano per questo lavoro? Tantissimo, una montagna di lingotti d'amore, che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarceli. Lingotti d'amore e conservarli in banca. Bella questa, me la devo segnare. Tanto t'ho visto! Vabbè, niente intervista. Niente intervista. Ma neanche dopo che ha pregato? No, dopo che ha pregato va a dormire un po'. Anch'io in genere provo a dormire un po', ma faccio certi sogni strani. Lo sai che anche Madre Teresa fa dei sogni strani? E che sogna, che sogna? Dice che sogna spesso una cosa molto bella. E che cosa, che cosa? Una cosa molto simile a quello che ha scritto. Leggi. Sì. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso, l'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: «Oh, dopo tanto, tantissimo tempo, sento il calore di una mano», e si è alzato. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano le aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù sotto le spoglie del dolore e io le avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Capito? Certo che ho capito. Certo che ho capito. Ma che c'era da capire? Thank you.
Che freddo! Mamma mia, che freddo! Che freddo! Ma se non si respira dal caldo? Che freddo! Mamma mia, che freddo! Brr. Come si vede che viviamo in due mondi diversi, io e te? Tu hai caldo perché sei un ubriacone. Chi? Io? Comunque, mettiti l'anima in pace. Anche Teresa oggi è molto occupata. Lo immaginavo. Vabbè, vabbè. Allora, dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me? Sì, perché no? Per esempio, qual è stato il giorno più bello della tua vita? Il giorno più bello della mia vita? Sì. Ma qui, tutti sono i giorni più belli della mia vita. In mezzo a questo schifo? Certo. Bah. Qui c'è l'amore. Come c'è l'amore? L'amore che lava via lo schifo. E l'amore, più amore, più lava via lo schifo. L'amore non è accondiscendente. E la carità non ha nulla a che fare con la pietà. È amore. Carità e amore sono la stessa cosa. Con la carità dai amore. Perciò non limitarti a dare denaro, ma invece tendi la mano. Capito? Certo che ho capito. E con l'amore tutti i giorni più brutti possono diventare improvvisamente i più belli. E invece il giorno più brutto della tua vita qual è stato? Il giorno più brutto della mia vita? Quando Teresa se ne andò dalla scuola dove insegnava per venire in questo posto. Io ero una delle sue allieve. Noi ci sentimmo subito perse. Tutte figlie senza più madre. Tutte figlie senza madre. Carina questa, me la devo segnare. Ma dov'è il mio taccuino? Da quel giorno che Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei, a quegli occhi pieni di malinconia, che vedranno per come forze mie, il pianto, il sangue dell'umanità.
casa per fare a Dio la sposa. E qui succederà chissà cosa. La casa e tu piccola suora che rigovernerai come sposa. Casa e cuore tuo per ospitare chi passerà di qui e non conosce Dio e sa che povertà è tutto ciò che ha e sarà casa sua. E così questa sarebbe la nuova casa di Madre Teresa? Veramente non è proprio sua, è in affitto. Ah sì, e chi sarebbe il proprietario? Ah certo, e mi pare giusto, e l'affitto come lo pagate? Col sacrificio. E tu chi saresti, l'arcangelo portiere? No, sono uno che vuole aiutare, un volontario. Ah ma certo, casa gratis, lavoro gratis, ma chi ci guadagna in tutto questo? Ah, certo, del resto lui è uno che con gli affari ci ha sempre saputo fare. Sei qui per fare un'offerta? Un'offerta io? Perché? Che c'è di male? Sembri uno che vorrebbe dare. Forse ti manca un po' di coraggio. Verissimo, mi tremano le mani solo al pensiero di tirar fuori un Michelino. Per esempio, ci sarebbe da accompagnare questo malato all'ospedale. Lui ha bisogno di medicine e ha bisogno anche di cure urgenti. No, non mi pare proprio il caso. Come non ti pare il caso? Con quelle medicine si salva, senza quelle medicine no. Pensaci un attimo.
E la malattia è contagiosa? No, e anche se fosse, cosa cambia? Assolutamente niente. Invece sarà la tua buona azione ad essere contagiosa. Dopo di te, qualcun altro ne farà un'altra, e così via. No, no, non mi ci vedo come responsabile di una bella epidemia di buone azioni. No, no, non mi ci vedo proprio. Grazie. Prego. Innanzitutto, tu devi sapere che io sono molto più malato di te. Bevo 2 bottiglie di whisky al giorno e poi ho l'ulcero duodenale. Sai che cos'è l'ulcero duodenale? No. Andiamo, in ospedale, dai, io e te, dai, dai, io e te, dai,
fosse Dio dentro di te, saremo tutti eroi, ma senza un re, senza un re. L'importante è fare qualcosa, per quanto piccola, e dimostrare con le proprie azioni, donando il proprio tempo, che si vuole bene. A volte vorrà dire impegnarsi in un lavoro fisico, come facciamo nelle nostre case per i malati e moribondi. Altre volte offrire sostegno spirituale a chi se ne sta sempre chiuso in casa. Se un malato vuole medicine, dagli medicine. Se ha bisogno di conforto, confortalo. Fatti tornare da casa, fatti tornare da casa.
È terminato il primo tempo della nostra rappresentazione, ci fermiamo per qualche attimo. Intanto vorrei ricordarvi, perché forse prima non l'ho detto ma l'avrete sicuramente capito, che questo musical è interamente suonato, recitato chiaramente e cantato dal vivo, tutto rigorosamente dal vivo. E credo che i ragazzi meritino un applauso anche per avere imparato tutte queste parti. L'appuntamento che vi diamo è tra un paio di minuti per la seconda parte. Ehi, guarda chi si rivede, ma sei proprio tu? Sì, sono proprio io. Era davvero da tanto che non ti si vedeva. Dove sei stato in tutti questi anni? Il mio giornale mi ha mandato in tantissime parti del mondo. Sono stato in tanti paesi ed ora mi ritrovo qui per un nuovo servizio su Madre Teresa. Ma che meraviglia! Ma toglimi una curiosità. Perché Madre Teresa a suo tempo ha scelto di venire a fare la missionaria proprio qui a Calcutta? Non lo so, ma di sicuro mi pare che non lo abbia scelto lei. E chi l'ha scelto? Non lo so. Un vescovo? Non lo so neppure io. Anzi no, mi pare di ricordare che glielo abbia consigliato la madre. La madre? E perché? Non lo so, ma perché non lo chiedi a lei? A chi? Alla madre? Ma no, a Teresa! E dove la trovo? Ti sei dimenticato? Lei a quest'ora prega. Thank you.
Ci rendiamo conto che quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Ma che significa? Significa che l'importante è fare qualcosa, anche piccola, dare noi stessi, il nostro lavoro, il nostro tempo, per dimostrare che si vuole bene. Sì, ma l'oceano è immenso. Sì, ma se ti guardi chi ti sta intorno e vedi che soffre o che ha bisogno di aiuto, diventa quello il tuo oceano. In tal caso io potrei essere la sua goccia. Sì, ma solo se gli fare del bene. Mi piace. A volte basta anche una piccolissima azione che te la senti subito dentro al cuore, che lenta scende e fa plaf. Cosa? La goccia. Ed è come se quell'oceano diventasse ancora più immenso. E tutto questo grazie alla tua piccola goccia. Chissà se funziona lo stesso con un goccio di whisky. Il solito cinico. Per esempio, oggi uno dei nostri volontari diventerà frate missionario. E allora? È importante per lui e per tutti noi, perché è un altro che davanti a Dio si investirà di una nuova responsabilità nei confronti del mondo. Un'altra goccia dell'oceano. Bravo, stai diventando bravo. Vabbè, ma questa era facile. Più buia e più dura che c'è, che porta da te.
altri sfamerò. Il più bello dei mondi di Dio con l'amore mio.
C'è molta sofferenza nel mondo, moltissima. La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è malato. Ma continuo a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi non si sente amato, di chi non ha nessuno. La peggior malattia di un qualsiasi essere umano possa mai sperimentare è quella di non essere desiderati. E tu, hai qualcuno che ti desidera? Sì, questo. Alla faccia, ma che eleganza, complimenti. Ma come ci si sente vestiti da missionario della carità? Posso rispondere con una frase banale? Ma certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. Ma che cos'è questo strano odore? Dobbiamo distribuire il pesce agli affamati. La povertà, quella vera, il più delle volte. La povertà, quella vera, il più delle volte, è soprattutto solitudine. E la solitudine si guarisce col pesce? Anche, però si guarisce ancora meglio aiutando a ritrovare la voglia e la gioia di vivere. E come si fa? Si va, si ascolta, si parla, ma più di tutto si vuole bene. E voi volete bene a tutti? Sì. E dove lo trovate tutto questo bene da volere a tutti? Ah, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che è il fornitore di tutti, non solo il nostro. A proposito, ti ricordi quel malato che tempo fa ti ho chiesto di portare all'ospedale e tu ce l'hai portato? Certo che me lo ricordo. Adesso sta bene. Ah, sono contento. Sei contento? Sì, sono contento. Per lui o per te? Sono contento per lui, per me. Per tutti. Per tutti, vabbè. Adesso non mi venire a dire che grazie a me lui è ancora vivo e io non ho fatto del bene non soltanto a lui, ma a tutti quanti? Perché no? Ma perché no? E allora perché sì? Ma perché sì? Andiamo a portare il pesce? Andiamo a portare il pesce. Hai visto mai che con un cefaletto salviamo qualcun altro? Grazie a un cefaletto e grazie a te. Aiuto! Aiuto! Stanno uccidendo una donna! Colpa tua! Colpa tua! Testimonia la tua verginità! Dio Cristo, non sei più qui tra noi, perché lei peccò l'infamia. Porca sei, porco si è forte, porco chi, porco la sposa di Gesù. Che tu sia, nulla tra i maiali, in mezzo al fatto dei tumali, lorda d'infamità. Che tu sia, malattia, muoia chi, contraggiò la tua vergogna. Chiedo scusa a tutti anche a Dio se ho peccato davvero. Chiedo scusa anche a chi mi rubò la purezza del cuore. Quel peccato che c'è cresce dentro di me. Crescerà, volerà come.
noi sacerdoti, brava di Gesù, noi che prendiamo la nostra terra lì, che cosa c'entra Cristo, Cristo in mezzo a noi, da cosa nasce l'amore suo per noi, noi che adoriamo le pace e i tuoi, noi non vogliamo i favori tuoi, noi non vogliamo i favori tuoi, basta! Che guarisci ciò che ammazza! Basta! Col tuo Dio di un'altra razza! Basta, basta! E il diavolo che fa gli affari suoi! Chi sei? Chi sei? Chi sei? Basta! Ti guarisci ciò che ammazza! Basta! Col tuo Dio di un'altra razza! Basta! Basta! Non sei Dio! Era un bel bambino lì, senza farci caso, senza far rumori, morto sul mio petto, così. Nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo il silenzio. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque, in una porta che si chiude. Nella persona che ha bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta, nel silenzio parla alle nostre anime, nel silenzio ci è concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce. Thank you.
tutta qui. Sento l'universo tutto quanto dentro me, e se guardo intorno tutto è grande più di me. Sta morendo. Lo so. E adesso come farò senza di lei? Ce la farete, ce la farete. Lei ha gettato il semino e voi come tanti bei semini crescerete e diventerete tanti bei tulipani tutti in fila sotto il sole. Ma io non voglio essere un semino. Come no? Da te, da voi, grazie a lei, nasceranno delle cose bellissime. Quali cose? Dimmene almeno una. Tanto per cominciare, questo è un regalo che per te, che credo ti piacerà. La tua fiaschetta da whisky? Sì, ho deciso di smettere. È il più bel regalo che mi potevi fare. Sì, ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso ho voglia di qualcosa di più dissetante. Vodka, birra, rum, martini? No, hai capito benissimo. Ho voglia di bere di qualcosa di più dissetante, qualcosa che non si beve direttamente, ma che va dritta giù nell'anima. Ma se hai sempre detto che l'anima non ce l'hai? Mi sa che me ne sta spuntando una piccola piccola. Grazie a un semino? Grazie a un semino. E adesso dove andrai?
In Africa. Pare che lì ci sia un missionario che sta facendo grandi cose. Lì c'è una guerra civile e lui raccoglie i bambini orfani delle entrambe le parti in conflitto. Pensa che bello! Chissà che non sia lui la mia nuova bevanda. Magari riuscirà a dissetarti del tutto da quella sete che ti porti dentro da sempre. Sì, mi ha già dissetato molto Madre Teresa e voi naturalmente. Sei una brava persona, l'ho sempre saputo, sin dal primo giorno. L'aereo parte fra 2 ore, devo andare. Abbi cura di te. Senti, mettiamo il caso che tu un giorno diventerai famosa e importante quanto lei. Me la concederai in un'intervista in esclusiva? Sì, anche 2. Guarda che ci conto. Contaci. Che Dio ti aiuti. I was naked and you clothed me.
Yeah.
andare via. Sono stati bravi, eh? Prima di andare via li vogliamo presentare tutti questi ragazzi. Forse è il caso che vadano, chieda a Luca che ha tenuto le fila di tutta la vita. Ah, continuo. E allora li vado a nominare. Innanzitutto parto dai musicisti che dal vivo hanno suonato questa rappresentazione. E quindi abbiamo Federico Bisordi alla batteria, Simone Di Meo al basso e alla tromba. Li facciamo uscire, sì, li facciamo uscire da questo lato. Sì, apri, apri. Ecco, non c'è nessuno ovviamente, quindi prima di due l'ho chiamato. Stefano Torelli alla chitarra elettrica. E poi Stefano Torelli alla chitarra elettrica, Scianna Maria, va bene. Paolo Ingelito al violino e Mara Sciarra pure al violino. C'è Anna Maria Matricardi al flauto traverso e Gian Domenico Palmieri. Luca Moscardelli al pianoforte e alla tastiera, ma non solo, che è stato l'anima di questo musical. Gianluigi Colucci alla chitarra acustica, con Fabio Nativi alla chitarra acustica. Poi c'è Marco Ingelito alla tromba. E vado subito a presentarvi i personaggi che possono seguire. Simone Pesce nel ruolo del malato, come Leonardo Di Meo. C'è Gian Domenico, che abbiamo già presentato tra i musicisti. Serena Palermo, che interpretava Suor Gertrude. Daniela Mascitelli, Suor Agnes. Giulia Ingelito, Suor Bettina. E Guerino Matricardi, che era il giornalista Adam, che è forse il più anziano di questa manifestazione e sicuramente quello con l'età più adulta, Rino, direi. E dicevamo Andrea Cascavilla, Capo Braini. Liliana Desiderio, donna indiana, peccatrice. Francesco Di Quinzio, volontario missionario. E le due grandissime Madre Teresa, da giovane, Chiara Petrucci. E da anziana, Chiara Nobilio. Abbiamo ancora il corpo di ballo, Andrea Salvati, Cristina De Santis, Martina De Monte, Valentina Liberato, Elena Fiore, Giorgia De Luca, e loro sono state, hanno avuto la supervisione di Patrizia D'Archivio, che è in fondo e che ringraziamo. Ed infine il coro, che è stato diretto da Simona Gaeta, con la supervisione di Teresa Angelone, che sicuramente non uscirà, non so dov'è, ma la ringraziamo. Nel coro Nicolò Barbone, Giovanni De Santis, Lorenzo Ferrara, Erika Marzi, Federica Mariotti, Leonardo Di Meo, Gabriele Benvenuto, Alessandro Sarchese, Simone Pesce, Federica Mancini e Francesca Matricardi. E vorrei ringraziare tutti quelli che dietro le quinte hanno consentito la realizzazione di questo evento, e quindi ai costumi Stefania Di Fulvio e Antonella Annunziato, Daniele Spizzichino al supporto tecnico per il PC, Federico Fiore alle riprese al video e il service audio e luci cieco. Naturalmente il ringraziamento per tutto questo va a Padre Raffaele, che ci ha consentito di fare tutto ciò, che invito ad avvicinarsi.
Lo invito ad avvicinarsi per portare il suo saluto. Naturalmente voi avevate pensato di chiedere un bis a questo gruppo, oppure no? Prima però sentiamo il parroco, breve. Impossibile. No, non voglio assolutamente rubare la scena a questi ragazzi. Vi dico del più profondo del cuore veramente grazie. Grazie di cuore, perché non solo perché ci avete fatto emozionare con questo musical, con tutto ciò che avete espresso, ma soprattutto perché avete dato anche con questo musical la testimonianza più bella alla santità vera, semplice, ma che sarà sempre attuale, quella di Madre Teresa di Calcutta. Grazie di cuore per quello che avete fatto e fateci ancora qualcosa. Grazie a tutti voi che avete onorato anche questo spettacolo. E allora, mentre credo che si siano, che abbiano preparato dei souvenir, delle cose, non so bene, io volevo ringraziare ancora Attilio Langiano, che è stato dietro al palco a aprire, chiudere, fare cose, e Carla Ingelido, che ha dato una mano al trucco, che è stata con i nostri ragazzi.
qualcuno venga a me e vada via.